Priora, nel paese delle streghe, e da qui inizia il nostro tour. Dove andiamo, Alberto? Andiamo verso il Monte Saccarello, che è la cima più alta della Liguria, per strade militari. Andiamo! Bellissimo tratto di strada militare, ci porta fino al passo della guardia e poi a questo bivio. Beh, fino a qua è stato bellissimo, nemmeno troppo impegnativo, no? No, veramente me l'aspettavo più erto. Sì. Bello, bello, pedalabilissimo. E di qua invece si va a Mendatica, giusto? Sì, 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 ma lì ci andiamo domani, invece noi andiamo dritti in costa verso il Saccarello, via. Vai! Questa si chiama Galleria Buia e noi non abbiamo le luci. Speriamo bene. La Brig. Sì. Ha un nome francese? Sì, siamo quasi in Francia. Wow. Praticamente da quella strada là si valica e a 100 metri da qua c'è il confine francese e si va anche di nuovo altro bivio per Mendatica. Noi invece proseguiamo su questa strada tostissima, però questo è un po' più impegnativo. Sì, sì. Il fondo sì. È molto sconnesso e, insomma, qua è per cicloturisti esperti, ma noi ce la facciamo, ce la facciamo. Vai. Trattoria? Wow! Buongiorno, grazie, ce l'ho fatta.
Siamo arrivati a Triora. Beh, l'ultima parte, molto semplice, no? Da Realdo, da prima di Realdo, tutto asfalto. Quindi un discesone lunghissimo. In effetti, io vi consiglio di affrontare il giro nello stesso senso in cui l'abbiamo fatto noi, perché a questo punto la discesa è molto rapida. Comunque un giro veramente meraviglioso, un panorama sorprendente che non ti aspetteresti mai in Liguria. Sicuramente lo consiglio. L'unica piccola difficoltà, no, la parte centrale, cosa dici? Sì, che è stato un po' il terreno con tante pietre, però insomma è stata la parte più difficile. Però per il resto, diciamo, fattibile da chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la guida fuoristrada. Ok, domani Mendatica. Dulcis in fundo, siamo arrivati al Bed and Breakfast Triora Medievale. Guardate che vista!